Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di Ilcomizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento. In più servizi e rubriche sui comuni problemi legali. Le risposte dei nostri avvocati. Un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina, eventi e stili di vita, società e professioni. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Buona giornata. Oggi parliamo ancora di blocco dei licenziamenti, in quanto il 19 marzo scorso il governo ha approvato un nuovo decreto legge che, unitamente ad una serie di disposizioni importanti, prevede l'ulteriore rinvio del cosiddetto blocco dei licenziamenti e il riconoscimento da parte delle aziende della possibilità di utilizzare ulteriori settimane di cassa integrazione per motivo Covid. Parliamo di blocco dei licenziamenti. Allora, allo stato attuale, sulla base del decreto del 19 marzo scorso, tutti i datori di lavoro non possono procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fino al 30 giugno 2021. E aggiungo fin d'ora, i datori di lavoro che utilizzano la cassa integrazione Covid hanno un prolungamento di questo blocco fino alla fine di ottobre 2021. Ho utilizzato l'espressione tecnica, giustificato motivo oggettivo, cioè il licenziamento determinato da esigenze dell'azienda e non da motivi collegati alle condizioni personali del lavoratore. Su questo punto, su questo aspetto, vale la pena di ripuntualizzare quali sono i casi in cui questo blocco non si applica. Allora, innanzitutto, quando ci troviamo di fronte non a un giustificato motivo oggettivo, ma ci troviamo di fronte ad una situazione di giusta causa, cioè quando il licenziamento è determinato da motivi disciplinari, da un comportamento del lavoratore che non consente più il proseguimento del rapporto di lavoro. Ma esiste poi una serie di aree, come dire, a confine, che non chiaramente sono riconducibili alle disposizioni sulle giuste cause e giustificato motivo. Ci sono cioè aree, ancora nel nostro ordinamento, che stanno al di fuori di questa regolamentazione del licenziamento. Allora, innanzitutto, i lavoratori in periodo di prova. Il periodo di prova è al di fuori del blocco. Questo va ripetuto con forza. Analogamente, ricordo, non sono licenziamenti le scadenze dei contratti a termine, per cui il contratto a termine scaduto non è un licenziamento e quindi, come tale, non è bloccato dal decreto. Esistono poi due aspetti, due aree particolari. Le colf, tutto il lavoro domestico. Ora, i datori di lavoro domestico sono datori di lavoro e la legge dice, il decreto legge dice, tutti i datori di lavoro. Però attenzione, sulla base di un'interpretazione
dell'INPS, ma anche l'interpretazione del Ministero del Lavoro, che ritengo condivisibile, essendo questa area al di fuori di quella che è la disciplina legale in materia di licenziamenti, legge 604 del 1966, necessariamente dobbiamo concludere che il mondo del lavoro domestico sia da ritenersi escluso, quindi non c'è il blocco del licenziamento. Più complesso il problema legato ai dirigenti. Ora, anche i dirigenti sappiamo che non si applica le norme della 604-1966 in materia di giusta causa e giustificato motivo. Tuttavia, le disposizioni contrattuali in materia di licenziamento del dirigente sono state interpretate da una recente ordinanza, una recente pronuncia del Tribunale di Roma, della fine del mese di febbraio, in maniera molto interessante. Ebbene, il giudice di Roma dice che quelle disposizioni contrattuali devono essere interpretate e, come dire, in qualche modo collegate a quella che è la disciplina in materia di giustificato motivo oggettivo. E quindi il giudice di Roma conclude dicendo che sulla base di un'interpretazione estensiva ma costituzionalmente orientata delle norme, dobbiamo ritenere che anche i dirigenti in questo periodo di Covid non possono essere licenziati per giustificato motivo, per motivo oggettivo. Altre due casistiche voglio ricordare. La prima, la chiusura dell'azienda. È esclusa dal blocco l'ipotesi in cui il datore di lavoro chiuda integralmente, cessi l'attività dell'azienda. E attenzione, cessi l'attività dell'azienda ma non ci sia un trasferimento dell'azienda, cioè l'introduzione, l'arrivo di un nuovo imprenditore o l'acquisto del ramo d'azienda da parte di un'altra impresa. Ci deve essere la chiusura, analoga alla chiusura è il fallimento, quando, attenzione, il giudice, il tribunale fallimentare, non abbia autorizzato la continuazione provvisoria dell'attività. E c'è un ulteriore elemento importante, il cambio d'appalto. Anche i cambi, sappiamo cos'è il cambio d'appalto, è quando un'azienda, un datore di lavoro, perde un appalto e nell'appalto subentra un nuovo soggetto a gestire l'attività appaltata. Ebbene, i cambi d'appalto sono esclusi dal blocco dei licenziamenti, ma ad una condizione: che sia stata esperita e posta in essere la procedura particolare prevista dai contratti collettivi in sede di, in occasione di un cambio d'appalto, cioè in buona sostanza il diritto dei lavoratori assegnati all'appalto a passare al nuovo appaltatore. E quindi, laddove invece c'è semplicemente stata la perdita della commessa da parte di un'azienda, che eventualmente il committente affida la commessa ad altri, ma non c'è l'esercizio di quell'attività che consente sulla base dei contratti collettivi la continuazione il diritto dei lavoratori a passare al nuovo soggetto, in questo caso rimane fermo il blocco del licenziamento. Grazie. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce. Leggi e sfoglia online tutti i contenuti di Ilcomizio.it. Ogni giorno informazione, attualità e intrattenimento. Interviste esclusive ai personaggi del momento, in più servizi e rubriche sui comuni problemi legali, le risposte dei nostri avvocati, un'ampia sezione dedicata ai libri e ancora arte, cultura, motori, cucina, eventi e stili di vita, società e professioni. Ilcomizio.it, la voce di tutti, la tua voce.